Il problema dell'immigrazione è dato dal fatto che ci vengono a togliere il lavoro. Io chiederei a tante di queste persone quanti farebbero quello che sono disposti a far loro, perché il problema non è tanto nel fatto che loro vengono qui per cercare lavoro. Loro vengono qui per potersi svegliare il giorno seguente. Io svolgo il mio servizio per Caritas da ormai quasi un anno, esattamente da febbraio scorso. Sarò sincero, inizialmente per me, essendo completamente estraneo a questa realtà, è stata meramente un'opportunità lavorativa, che poi comunque inevitabilmente si è trasformata in un'esperienza che ti prende a 360 gradi, quindi ti prende tutto. La nostra giornata è piena, nel senso che inizia al mattino e andiamo a letto la sera con loro. Se sei una persona sensibile, devi farci la pelle, perché soprattutto se svolgi questa mansione non di assistenza, devi diventare forte, ma mai insensibile. Fin quando tu non hai un dialogo aperto, a cuore aperto con questi ragazzi, puoi soltanto immaginare teoricamente. È la storia di quel ragazzo che vede morire suo fratello di sangue, sullo stesso gommone per giungere a questa nuova vita, solo perché non sa nuotare, perché non c'è posto in quel gommone e quindi viene sfollato, viene buttato fuori, e sapendo che morirebbe anche lui, non può fare niente, perché comunque deve sperare che almeno lui può farcela. Quindi deve sopportare questo dolore e in qualche modo poi deve buttarlo fuori, perché deve andare avanti, perché si va avanti.